Masha McLuhan è un personaggio molto importante nella storia della comunicazione. Infatti, probabilmente è stato il primo che ha messo in rilievo in maniera significativa gli effetti che produce la comunicazione, non soltanto sulla società, ma anche sui singoli individui. E in particolare, il suo libro più famoso è La Galassia Gutenberg. E così sono famose anche tante frasi, tante espressioni che lui ha usato, che sono diventate dei veri e propri slogan. Il villaggio globale, quello in cui viviamo, il mondo grazie alla comunicazione è diventato come un unico grande villaggio. Oppure l'altra frase sua famosa è quella che è diventata anche un libro, peraltro, il mezzo è il messaggio, oppure il medium è il messaggio. E mi vorrei soffermare un attimo su questa espressione, il mezzo è il messaggio. Che cosa vuol dire? Che il messaggio non conta più nulla e ciò che conta è soltanto il mezzo. Io credo che il significato più profondo ce lo possa rivelare, lo possiamo capire guardando la figura di Papa Francesco, dove comprendiamo come al di là di quello che è il contenuto, il messaggio che vuole comunicare, il messaggio del Vangelo, questo appare vero, credibile, perché la persona che lo interpreta, il Papa in questo caso, è una persona autentica, vera. Quindi lui, il comunicatore, diventa il mezzo che può trasmettere un messaggio fondamentale, importante come il Vangelo in maniera adeguata. Questo vale in generale per chiunque, per ogni predicatore. Se un predicatore dice anche cose bellissime, ma non ci crede, quello che si vedrà, che si percepirà è che lui non ci crede. Mentre invece, se ci crede, ed è questa la cosa importante, se vive, se diventa lui stesso il messaggio, lui mezzo diventa appunto il tramite e il messaggio stesso.